In mezzo Antonello Maietta, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. Al suo fianco Annalisa Barison, presidente di AIS Emilia, e Roberto Giorgini, presidente di AIS Romagna. L'Associazione Italiana Sommelier varca il Rubicone come Giulio Cesare, ma in senso inverso e non per una guerra civile. C'è invece da celebrare con questo divertente siparietto la sinergia tra le due regionali, un rapporto costruttivo che ha portato anche quest'anno a una guida vini davvero strutturata e ha prodotto una forza d'urto che certamente dirà la sua anche su scala nazionale. È proprio vero che il vino unisce, perché queste due aree territoriali dell'Associazione Italiana Sommelier, l'AIS Emilia e l'AIS Romagna, questa sera in questo contesto fantastico si sono unite per dare vita a un evento che ha un richiamo di pubblico fantastico, eccellente. Grandi prospettive, perché i grandi vini dell'Emilia e i grandi vini della Romagna incontrano i cibi del territorio. È una bella manifestazione perché abbiamo visto la presenza di tantissimi giovani e questo è un segnale forte, dove noi abbiamo puntato sempre sulla qualità, il bere moderato ma di qualità. Quindi vedendo tanti giovani, tanta bella gente che si avvicina col calice a questi grandi vini, è un motivo di soddisfazione. Una bellissima sinergia questa voluta insieme con AIS Emilia e Romagna, perché si lavora insieme, si fa promozione, si fa cultura del vino e divulgazione insieme. Emilia e Romagna hanno dal punto di vista enologico identità distinte, d'altra parte questo cartellone di eventi promozionali dei prodotti DOP e IGP, dei vini e dell'enogastronomia regionale quest'anno ha tematizzato i 2200 anni della Via Emilia. Questo lavoro coordinato rappresenta il senso di Tramonto di Vino, importante rassegna enogastronomica itinerante in cui l'Associazione Italiana Sommelier collabora assieme alla Regione Emilia-Romagna e ai protagonisti di un mondo di cibi e vini complesso e assai vasto. Il porto canale leonardesco di Cesenatico si è trasformato in una rotonda affacciata sull'Adriatico, luogo quasi immaginifico di un trionfo di sapori, di colori, di odori, di suoni. Un successo di pubblico autentico con una massiccia partecipazione giovanile, linfa essenziale per la perpetuazione dell'AIS nel tempo. Oltre ai banchi d'assaggio del meglio dell'enologia romagnola e anche di quella emiliana, protagonisti della serata sono stati i delegati di AIS Romagna. La delegazione di Cesena si appresta ad affrontare questi quattro anni con una serie di nutrite iniziative. Questa Tramonti di Vino è una degustazione storica ormai per la Romagna, però ci apprestiamo a fare delle verticali, a programmare le nostre visite in cantina che facciamo mensilmente. La delegazione di Ravenna continuerà come precedentemente Pietro Vicchi ha fatto molto bene, puntando molto sul territorio e continuando con i vari corsi, con vari eventi per fidelizzare molto i tesserati. L'Alta Romagna è una nuova delegazione che è nata dall'unione dei territori di Faenza e Imola, quindi una delle zone più vocate dal punto di vista vitivinicolo della Romagna, appunto. Delegazione di Forlì tenderà a dare il suo contributo a tutte le iniziative e a tutta la voglia di fare che l'AIS Romagna metterà in piedi per il prossimo quadriennio. L'evento di Cesenatico ha rappresentato una delle prime uscite in pubblico di Giancarlo Mondini, presidente di AIS Romagna per 18 anni, da semplice dirigente della territoriale romagnola. Spero che sia un AIS Romagna nella continuità di quello che io e che mi ha preceduto ha tracciato, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto e, come ho detto, soprattutto di creare una sinergia di squadra, perché è la squadra che vince e non il singolo. Una terra da oltre 1.100.000 abitanti, un'urbanizzazione diffusa con diversi centri importanti, Forlì, la Cesena della cultura malatestiana, i Versi del Pascoli sulla casa natale di San Mauro, il mondo marino dei canali di Cesenatico, per non parlare di Rimini e Riccione. Ma quest'urbanizzazione diffusa non tragga in inganno. Dentro la Romagna batte un cuore agricolo fatto di colline curate e di autentica passione per il vino.
il mio vino al nome di mio padre, perché mio padre si chiamava Renato e il mio vino è Nato Re, che non è altro che l'anagramma del nome. Cioè, e quando sono qui mi rivedo bambina, rivedo la mia storia. A Banasec negli ultimi anni si sta lavorando tantissimo e si stanno vedendo degli ottimi risultati anche a livello di mantenimento, di, diciamo, di maturazione del vino stesso. I sommelier di Ice Romagna battono il territorio palmo a palmo, in costante contatto con i produttori, vero anello di congiunzione operativo con soci appassionati. Un'enologia in pieno fermento, quella romagnola, che si muove dietro al brand del Sangiovese. È una terra che ha sposato moltissimi autoctoni che sono stati ben conservati, l'Albano, il Pagadebit, la Rebola, il Famoso, tante vitigni che rappresentano molto bene le esigenze e le caratteristiche della campagna. Il Pagadebit che tu citavi rappresentava un vitigno che germogliava molto tardi nella stagione, quindi scappava dalle brinate primaverili e quindi consentiva di pagare i debiti, insomma. Ice Romagna ha così festeggiato la nuova alba della presidenza Giorgini, con un magico tramonto nel calice in una bella sera d'estate. C'è un bacino di poco meno di 40 milioni di turisti che soprattutto durante i mesi estivi vengono da queste parti a divertirsi e a rilassarsi. Il turista che frequenta le nostre coste è sempre meno interessato alle cose banali e più interessato alle cose legate alla cucina e al buon gusto. La guida sarà certamente uno strumento utile per educarne qualcuno al Made in Italy. Coraggio Ice Romagna, la tua è una missione come sempre davvero impegnativa.